A scuola sono discriminato solo perché non faccio le cose che fanno gli altri: discoteche, canne, sesso, gusti musicali diversi, modo di porsi diverso. Ovviamente questa discriminazione si trasforma in bullismo. Per fortuna il bullismo che ricevo oggi è molto minore rispetto a quello che subivo un po' di anni fa. Però fa male comunque sentirsi esclusi, perché non ti piace fare quella merda che fanno tutti i giovani d'oggi. Poi ci si mette anche una prof che davanti alla classe dice a voce alta tutte le mie debilità, pensando di trarre qualcosa, ma invece peggiora la cosa. Fra poco ci sarà una festa a scuola dove c'è un cantante che per loro è un idolo e io non so neanche chi è. Per me una festa significa rilassarsi e non ho voglia di vedere la loro faccia, però mi stanno obbligando ad andare. Per fortuna finirò quest'anno, però gli strascichi me li porterò dietro per non so quanto tempo. Ciao Enrico, ti scrivo questo messaggio in proposito della rubrica Mondo di Merda e volevo esprimere solamente il mio più profondo disagio verso la superficialità con la quale persone si approcciano al prossimo e più in generale alla vita. Per farti un esempio più personale, da poco tempo, tramite una conoscenza, ho trovato un lavoretto part-time che mi permette di guadagnare qualche centinaio di euro al mese. È un lavoretto che nel complesso è soddisfacente, anche perché non mi occupa tanto tempo. Ma io, essendo una persona che ha difficoltà nel relazionarsi con se stesso e quindi con gli altri, sono comunque di malumore piuttosto spesso. E una sera, circa un mesetto fa, un mio amico mi ha detto: "Come pa, adesso che hai trovato il lavoro dovresti stare bene. Che problemi hai ancora?" Come se il benessere di una persona dipendesse da quello. Sono rimasto schifato dalla superficialità di certe affermazioni. Oppure un altro esempio, mio padre da poco mi ha detto che è orgoglioso di me. Non me lo aveva mai detto, come se il suo giudizio fosse condizionato dal fatto che io avessi trovato il lavoro. Insomma, certe cose mi lasciano l'amaro in bocca. Comunque, essendo un po' generico, credo che converrà mettere questo racconto nel generico mondo di merda. Grazie, Henry. Ciao Enrico, mi chiamo Giulia e quella che segue è la mia storia, da secchiona, bullizzata, a tossicodipendente e bipolare. Premetto che se ho deciso di raccontare questi fatti è perché spero che qualcuno sentendoli possa evitare di fare gli stessi errori che ho fatto io e soprattutto capisca che è necessario imporsi certe volte e non chiudersi in se stessi interiorizzando tutto il dolore. Ebbene, forse potrà sembrare una storia scontata e banale, ripetitiva, sentita mille volte. Ma a parer mio, ogni uomo ha dentro di sé un mondo ed ogni storia è diversa da un'altra, per quanto ci possano essere caratteri comparabili e costanti. Ho 24 anni e tutto è iniziato ben 13 anni fa, nel lontano 2005, anno in cui dal mio paesino di residenza mi iscrissi alle scuole medie in città. Sono sempre stata una bambina anomala, molto introspettiva fin dai primi anni dell'infanzia e per questo anche molto derisa dagli altri. Ero semplicemente diversa e per questo venivo emarginata. Iscritta alle scuole medie, le cose non hanno fatto altro che peggiorare. Ho subito abusi psicologici da molti compagni di classe, che mi vedevano come la secchiona sfigata proveniente dalla campagna e poi anche dai miei genitori. Questo perché una delle ragazzine che mi aveva preso di mira era andata a dire a sua madre che io, parole testuali, facevo i pompini ai negri per comprarmi gli spinelli. Ora io a 12 anni non sapevo né cosa fosse un pompino né cosa fosse una canna. Ma i miei genitori hanno preferito credere alla madre di questa ragazzina piuttosto che a me. Nel contempo mi ero accorta che il professore di ginnastica era un porco, toccava le mie compagne di classe ed entrava in uno spogliatoio di soppiatto. Ho osato parlare di questa cosa e mi hanno dato della bugiarda. Volevano bocciarmi perché mi rifiutavo di fare educazione fisica. Avevo ottimo in quasi tutte le altre materie. Vai a capire. Ora comunque tale professore è in carcere. Nel frattempo un signore di circa 40 anni tentò di abusare di me fisicamente per ben due volte, senza mai riuscirci, perché riuscì a scappare in entrambi i casi. Ed è anche di questo i miei genitori mi diedero la colpa. Se lui ha voluto provarsi con te, significa che l'hai provocato. Io? A 13 anni? Ma che cazzo dite? Ho cominciato a tagliarmi le braccia, le gambe e a non parlare più. Mi sentivo incompresa e maltrattata ingiustamente da tutti. Ero isolata dal mondo. Covavo in me tanta rabbia per non essere capita. In cuor mio sapevo di essere buona, gentile, educata, ma le persone sembravano beffarsi della mia bontà invece che apprezzarla. E questo mi ha sempre fatto soffrire tantissimo. Finito il periodo delle medie,
Mi iscrivo al liceo piena di speranza. Ero sicura che avrei incontrato qualcuno sensibile come me, che non mi avrebbe emarginato, ma che al contrario volesse un'amicizia sincera e dimostrasse di avere una mentalità aperta. Nah, circondata dai figli di papà, vestiti di marca, che andavano alle feste e facevano cose fighe, come bere e fumare. Mi ritrovavo più sola che mai. Non mi rimanevano che la musica e lo studio. Studiavo e suonavo, suonavo e studiavo, non facevo molto altro. Mi chiudevo sempre di più nel mio mondo, odiavo tutto ciò che mi riportava alla mente i miei coetanei, cercavo di allontanarmene sempre di più. Finite le superiori, sono finalmente libera. Mi iscrivo all'università e qui conosco persone che mi apprezzano per quella che sono, senza giudicarmi. Una di queste persone, che poi si è trasferita pochi mesi dopo, un giorno mi fa fumare una canna e me ne innamoro, dell'erba, non della persona. Finalmente mi sento liberata dal peso oppressivo e colpevolizzante dei miei genitori e da tutte quelle cattiverie subite dai compagni di classe. Vivo con due coinquiline, fumo le canne, le sigarette, posso uscire quando mi pare e piace, nessun controllo. Studio, sì, studio anche molto, ma la sera divento un'altra persona, inizio a bere oltre che fumare. Entro subito in contatto con questo spacciatore, una specie di pezzo grosso che quindi aveva erba di ottima qualità. Comincio a fumare erba da sola nella mia cameretta. Prima un decino a settimana, poi un ventino e così via. Arrivo a fumare 1,5 grammi al giorno. Passano i mesi e decido di andare in cura da una psichiatra, la quale mi diagnosticò il disturbo bipolare. Questo perché ho sempre subito forti variazioni di peso e di umore. In particolar modo erano parecchio evidenti le fasi depressive, con ideazioni suicidarie fin dall'età di 11 anni. In quel periodo, era circa un anno che andavo all'università, mi sentivo molto oppressa, pertanto credevo che uno specialista avrebbe potuto aiutarmi. Metto in atto il primo tentativo di suicidio a causa di una cura troppo forte prescrittami appunto dalla psichiatra, considerando di poi un incapace, che mi ha portato ad uno stato confusionale. Risultato? TSO per 3 settimane. Al reparto chiuso. Non potevo avere neppure i lacci alle scarpe o il caricabatterie del telefono. Peggio di una prigione. Tornando pochi giorni prima di essere internata, conosco un ragazzo, il quale si dimostra fin dal primo momento essere molto intelligente, profondo e sensibile. Ci vediamo saltuariamente. Scopro in seguito che è un cosiddetto cocainomane. Da lui mi sentivo compresa, ascoltata e consigliata disinteressatamente. Mi viene a trovare tutti i giorni a pranzo e a cena, all'ospedale, durante il mio primo TSO. Mi sta vicino. Così quando esco dal reparto di psichiatria, una sera, fidandomi di lui, provo la cocaina. Mi piace, ma non molto. E così inizio un uso saltuario di cocaina e persevero con l'uso quotidiano di erba per circa 2 anni. Nel frattempo non ho praticamente i soldi per mangiare, i miei si limitavano a pagarmi l'affitto di una stanza. Al resto dovevo provvedere io con lavoretti part-time che svolgevo mentre ancora studiavo. Lascio l'università quando sono a 3 esami dalla laurea e comincio a lavorare più seriamente, per così dire. Faccio l'aiuto cuoco, la barista, la somalumiera, la cassiera, continuo ad avere sbalzi di umore. Mi sento depressa, probabilmente anche a causa dell'uso di cocaina, erba e alcol. Inoltre smetto di prendere gli psicofarmaci. Inizio un periodo in cui divento coinquilina del ragazzo che mi è stato vicino. Vado a vivere con lui in una casa insieme ad altri 2 ragazzi. Lavoro e mi drogo, ho pochi soldi, ma ho quello che mi serve. Un tetto sopra la testa, birra e tanta erba. Una sera siamo in giro, io e questo ragazzo. Non stavamo insieme, infatti nel contempo ho avuto delle storie con alcune ragazze, che chiameremo Alex. E sniffiamo della cocaina tagliata con dell'anfetamina. Ne sviffiamo tanta, siamo nervosi, non riusciamo a dormire tutta la notte, cuore a mille, mascella serrata. Sono effetti tipici della bamba, ma quella volta il down è stato davvero pesante. Brutta esperienza, così decido di chiudere con la coca. La sera dopo Alex mi ripropone la coca, io gli dico che se vuole fare la bamba per me non c'è problema, ma io voglio la roba, voglio stare tranquilla. La mia depressione e i miei sbalzi d'umore con l'uso di cocaina non fanno che fasi sempre più onerosi e pesanti da sopportare. In men che non si dica, la stessa sera fumo e sniffo la roba. Un grammo solo per me. È amore. L'eroina mi ha dato quella sensazione di annullamento totale che ho sempre bramato. È come morire senza morire. Sei trasportato in un sogno in cui tutti i tuoi problemi ti scivolano addosso. Non hai bisogno di niente e nessuno. Ti senti protetto e al sicuro. Inizia un periodo in cui la roba diventa l'unico pensiero fisso. Non mi drogo tutti i giorni, ma ci penso costantemente. Inizio un lavoro che mi causa molto stress, comincio ad avere frequenti attacchi di panico, finché un giorno, in seguito all'ennesima ingiustizia subita sul posto di lavoro, tento nuovamente il suicidio e ancora ricevo il trattamento sanitario obbligatorio per 2 settimane. Appena esco vado a comprarmi 2 grammi di roba e 2 di erba per festeggiare, tra me e me.
ma neanche il tempo di arrivare al portone di casa mi fermano gli sbirri in borghese. Passo quasi tutta la notte in caserma. Perquisiscono casa, mi fanno l'articolo 75. Vengo segnalata per uso personale, mi ritirano patente e carta d'identità. Arrabbiata e rattristata inizio a drogarmi come non mai. Tutti i giorni, qualsiasi cosa trovassi, chetamina, eroina, cocaina, erba, alcol, anfetamina, crack, di tutto. Finché non confesso tutto alle psichiatre che mi danno il metadone. Ingrasso 15 kg. In poco tempo, ma almeno sono pulita. Ora mi diverto a cucinare, leggere e sentire musica. La droga è una merda, ti fa sparire tutti i problemi, o meglio, li riduce a uno soltanto, avere la dose. Questa è merda. Non drogatevi, non ne vale la pena. Ciao Enrico, mi chiamo Franco ed ho 23 anni. Sono figlio di due operai che mi hanno sempre dato tutto nel limite del possibile. A 17 anni ho lasciato la scuola a causa bulli, prendendo l'attestato dei 3 anni. A 19 anni ho cominciato a lavorare saltuariamente. Sono sempre stato riservato e timido, sempre sulle mie, un ragazzo tranquillo con passioni differenti dagli altri. Ho subito bullismo psicologico per 3 anni alle medie, anche a causa del mio cognome. Le prese in giro mi hanno fatto cedere. Poi ho avuto un padre molto assente e tutto ciò mi ha portato ad isolarmi dentro casa. Saranno almeno 3 anni che non esco di sera con qualcuno a divertirmi e svagarmi. Ogni tanto lavoro, ma niente di serio, e critiche anche qui da parte di parenti, come al solito. Ho avuto amici durante la mia vita, ma poi si sono rivelati falsi e mi hanno pugnalato alle spalle. Ho pensato di farla finita molte volte, tuttora ci penso spesso. Alla fine sono solo, non ho amici né ragazza, nessuno con cui sfogarmi. Sono in gabbia. Ho avuto la fortuna però di avere una buona madre con cui parlo spesso. Fino a 2 anni fa avevo un amico, ma poi anche lui era con me per convenienza, quindi sempre di più mi sono chiuso agli altri. Ho come una corazza addosso con il resto del mondo, non riesco a togliermela perché comunque dentro ho le cicatrici e quelle rimangono per sempre purtroppo. Vorrei avere un passato diverso, degli amici e una ragazza. Io invidio i miei coetanei che hanno il loro bel gruppetto. Non voglio fare la vittima, però non dico che vorrei avere 100 amici e uscire tutti i giorni, ma anche 2-3 amici veri per uscire 1 o 2 volte a settimana. Esco spesso da solo in bici, ma questo è un mondo egoista che non aiuta nessuno. Ci ho provato a fare amicizia con qualcuno, ma niente. Non so cosa mi riserva il futuro e sinceramente nemmeno me lo chiedo. Ho una grande confusione in testa. 2 anni fa feci il cameriere in un lido e mi aiutò molto a sbloccarmi un po' con gli altri, però poi lasciai perché volevano pagarmi 2 soldi e con il titolare ogni giorno erano bestemmie contro di me. Era una brutta situazione. Questa è l'ennesima estate che passerò dentro casa a fare nulla, mentre tutti gli altri escono e si divertono, anche se so benissimo che lì fuori il 90% sono pecore e hanno a loro volta amici falsi per convenienza. Oramai sono abituato alla solitudine, poi non trovando un lavoro fisso che mi piace, mi sono chiuso ancora più in me stesso. Lavoretti ne ho fatti, ma per me i lavori tipo cameriere, operaio, lavapiatti sono tutti penosi, non mi danno nessuna soddisfazione. Alle medie, poi, anche se ho passato l'inferno, uscivo e avevo un bel gruppetto di amici che mi piacevano. Dopo alle superiori li ho persi quasi tutti, nessuno mi ha chiamato anche solo per un come stai, tutto bene? Si sono dimenticati tutti di me e io a queste persone gli ho dato tanto. Magari ho sbagliato io ad essere troppo buono con loro. Io non voglio accontentarmi di persone qualsiasi giusto per fare qualcosa, voglio persone giuste che mi piacciono, ma non so dove trovarle perché è difficile. Non ci sono posti di ritrovo per persone sole. Al massimo ci sono posti di ritrovo per pecore depensanti, soprattutto fuori dai bar. In un momento provo invidia verso i miei coetanei, però poi dico meglio solo che con gente superficiale. Il problema è che mi faccio troppo influenzare dagli altri. Spero che le cose migliorino in futuro. Grazie per avermi ascoltato e viva la consapevolezza. Allora, per quanto riguarda l'ultima lettera che ho appena terminato di leggere, voglio dire a questo ragazzo che in parte si è già risposto da solo. Secondo me ha dentro di sé la chiave per una vita saggia, dove è possibile poi col tempo riscoprire una felicità, ovvero quando ha detto io a volte invidio gli altri con le loro comitive, poi però capisco che spesso c'è poco da invidiare, sono rapporti vuoti, sono rapporti banali in cui non c'è niente realmente dentro. Ecco, è la verità. Quindi non invidiare i cosiddetti gruppi che vedi in giro perché non sono garanzia di felicità e di rapporti profondi. Assolutamente meglio essere soli,
che attorniati da persone che di te non sanno nulla e che magari si avvicinano a te solamente per tornaconti utilitaristi. Chiaramente tutti hanno bisogno di una socialità, evviva però la socialità sana, ma come dico sempre, la vita comincia oggi, la vita comincia sempre oggi. Ogni nuovo giorno può incominciare, quindi non è detto che prima o poi non ti possa accadere un incontro particolarmente profondo e proficuo per quello che tu ritieni un'amicizia valida. Lo potresti scoprire questo nuovo rapporto domani, dopodomani, fra un anno, non importa. E io, nel mio piccolo, cerco col mio canale di determinarla una nuova socialità sana in un mondo in cui nessuno la promuove virtualmente. Che però può essere l'occasione per poi incontri anche dal vivo, ma anche con incontri di persona e cosiddetti raduni che io organizzo. Non so esattamente tu in quale città viva, spero che presto sarà possibile da parte mia organizzare un raduno dove vivi tu, perché lì si vivono delle ore insieme di socialità profonda, che ovviamente non necessariamente si limitano ad una sola giornata, perché poi molte volte nascono delle amicizie. Quindi persone che si incontrano nei miei raduni alle volte continuano a vedersi anche al di là del mio canale e dei miei raduni. Quindi chiaramente non potrò toccare tutte le città d'Italia, ma nel mio piccolo cerco di fare qualcosa. Sarebbe doveroso che anche altri, oltre a me, si attivassero anche a livello statale per organizzare una nuova e profonda socialità. Ma purtroppo, come sappiamo bene, a nessuno interessa l'uomo e quindi nessuno pensa a queste cose. Per quanto riguarda la ragazza che purtroppo è entrata nel giro della droga, voglio dire che anch'io mi associo all'ultimo appello contenuto nelle ultime righe. Non entrate a contatto con la droga perché la droga è una merda. Ed è bellissimo che lo dica non solamente Mister Nichilista che non si è mai fumato una canna, ma anche una persona che si è fumato canne, ha usato e usa probabilmente ancora, spero di no, anche sostanze più pesanti. È bello che la droga è merda provenga da una persona che la droga la vive da vicino. E rivolgendomi a te, io penso che hai l'intelligenza e tutto sommato anche la forza interiore prima o poi per uscirne. Secondo me ce la farai, confido in te. E se non ce la farai, ovviamente, magari nel breve tempo, comunque da parte mia e da parte delle persone intelligenti, non c'è nessun giudizio disprezzante, nel senso che io non sono nell'ottica dell'insulto che consiste nel dire tossica o tossico di merda. Esistono le persone di merda. Se uno è tossico, se uno è tossica, ha un problema e deve essere aiutato, capito, non certo insultato. Poi ci possono essere anche dei tossici, anche persone di merda, ma quella è un'altra storia. Sicuramente, per quanto riguarda quello che hai raccontato nella prima parte della tua lettera, si capisce ancora una volta come è importante il ruolo dei genitori. Quanto deve essere stato brutto una madre che dinanzi ad una tua denuncia, un tuo dichiarare che qualcuno aveva tentato di abusare di te, non ti ha creduto. Una madre dovrebbe stare vicino ai figli, un padre dovrebbe stare vicino ai figli, non per forza dargli sempre ragione, ma non mettere in discussione tutto quello che loro dicono a priori, altrimenti il figlio si sente solo e abbandonato e poi non è un caso che magari si possono prendere brutte strade, può essere decisivo quel tipo di mancanza. Quindi, se dobbiamo rivolgere un appello alle altre persone, lontani dalla droga e se un giorno mettete al mondo figli, cazzo, state attenti. Al ragazzo che si sente deluso, un po' triste nel avere a che fare con coetanei che magari gli chiedono: ma hai trovato il lavoro? Che non sei felice? Capisco perfettamente il senso di desolazione, perché quando si è profondi, quando si è intelligenti, quando si è sensibili, è chiaro che verrebbe da rispondere: ma come? Tutto il resto è la vita, il lavoro perché dovrebbe darmi una felicità? Perché io dovrei identificare la mia felicità nel lavoro? Ma cerca di affiancare a questo senso di desolazione anche l'orgoglio, l'orgoglio per te stesso, ovvero è una fortuna che tu hai capito che la felicità, la serenità sta in altre cose. Per quanto riguarda tuo padre che ti ha detto complimenti, si è mostrato orgoglioso di te per il fatto che lavori, anche quella lo so, è un'altra grande miseria perché un figlio vorrebbe avere quella sensazione semplice, semplice ma profondo, ovvero anche se non lavorassi, anche se ancora non lavorassi, tu papà, tu mamma dovresti lo stesso essere vicino a me, volermi bene, essere contento di me, umanamente parlando. Purtroppo spesso non è così,
ma anche quello è un limite degli altri. Sentiamoci orgogliosi, al di là delle sofferenze, queste mentalità, soprattutto quando sono in famiglia, ci sono, comportano, cerchiamo di essere orgogliosi di noi stessi. Al primo ragazzo che lamenta una desolazione in classe, coetanei troppo diversi da lui che lo escludono, voglio dire che mi ci ritrovo molto nelle sue parole. Anch'io mi sentivo un alieno rispetto a dei coetanei che parlavano solo di sesso, di canne, di discoteca. Non perché ci sia un qualcosa di male, ovviamente, nella discoteca, nella canna forse sì, nel sesso sicuramente niente di male, ma è il modo in cui si parla di certi argomenti, cioè il sesso che diventa un motivo di vanto, il sesso che diventa raccontare in maniera volgare e offensiva prestazioni con certe ragazze trattate come oggetti. Discoteca intesa non come una scelta soggettiva, un gusto soggettivo, ma come obbligo, altrimenti sei sfigato. Ecco, anch'io mi sentivo molto distante da quelle cose, però non era soltanto un'esclusione da parte degli altri nei miei confronti, anche io mi autoescludevo perché quello è un mondo che non aveva niente da spartire con me. Stavo male però all'epoca, devo dirlo, mi sentivo comunque solo, alieno, però soffrivo di quella condizione, forse anche perché mi sentivo molto lontano e non apprezzato dal genere femminile. Col tempo però ho iniziato a trovare sempre di più un equilibrio interiore, quindi te lo dico anche a te, se pensi nel modo giusto, se non perdi te stesso, questo senso di tristezza ti assicuro che svanirà o si attenuerà molto. Fidati, non te lo dico per consolarti, ma credo che la consapevolezza, i giusti pensieri, l'evoluzione basata su un miglioramento ulteriore può portare solamente cose buone, che non significa eliminare tutti i mali, i malesseri, le sofferenze, però significa riuscire a convivere meglio con le atrocità che a volte la vita porta e che a volte la società ci garantisce. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti gli altri e mi raccomando, non cambiate mai perché gli altri vi dicono che siete sbagliati. Non siete sbagliati fino a che non siete voi a ritenervi davvero sbagliati, ma perché magari credete che c'è ancora spazio di miglioramento. Ma anche in quel caso non è che siete sbagliati se ancora dovete migliorare umanamente. Semplicemente ogni cosa ha suo tempo. Il miglioramento unico che nella vita ci deve essere è miglioramento umano, miglioramento legato alla propria introspezione, profondità e maturità. Gli altri, mandateli metaforicamente a fanculo.